Radio Web, musica italiana nuova, indipendente. Dopo un'estate di riposo, vacanza, respiro e caldo infernale, si riprende con le interviste di questo 2019, sempre con molta calma, molta serenità, comodi, seduti comodi, quindi non c'è agitazione. E rilassati, addirittura credo in pigiama, proprio per essere al massimo livello del rilassamento, e iniziamo una nuova intervista per un gruppo che ha scelto un nome che poi insomma ce lo faremo anche spiegare, è Madhouse, e siamo in collegamento con rappresentante qualificata ma soprattutto fondatrice Federica Tringali. E a questo punto io direi di aprire alla chiacchierata, perché in fondo è un'intervista ma è una semplicissima chiacchierata, come se fossimo amici da chissà quanto, però insomma può darsi che lo diventiamo. Certo, lei è molto giovane rispetto a me, ma comunque va bene così. Buongiorno Federica. Ciao, da saluto anche a tutti gli ascoltatori di Vini Radio Web. Allora, carissima, ci siamo preparati per fare questa intervista, abbiamo fatto quattro chiacchiere prima e appunto mi dici lavori nella musica, la tua vita è musica, quindi questo è bellissimo, e mi pare di aver letto, se non ho capito male da qualche parte, che fai anche radio. Allora sì, diciamo che ho la fortuna di aver nel tempo, negli anni, trasformato la mia vita veramente, veramente in musica, quindi sono un'insegnante di canto moderno, una cantante, e poi lavoro anche in radio in un programma di Witch Web Radio che si chiama Music Lunchbox, che si occupa di curiosità musicali. Allora, Mini Radio Web si occupa di musica emergente, diciamo, per me l'aspirazione massima è fare la prima intervista ad un artista, non sempre ci riesco, ma nel tuo caso ho visto che avete già una bella storia musicale, quindi non sarà sicuramente la prima questa. Però sarà una tra belle, possiamo dire così, no? In quanto una bella chiacchierata tra amici. Come quando si va al confessionale, da quanto tempo è che non ti confessi. Vabbè, allora, cominciamo con diciamo il primo punto, il primo mistero della fede, e cioè come mai Madhouse? Allora, il nome Madhouse l'ho scelto proprio quando si è formata la band nel 2012, ricordando un avvenimento che mi era accaduto da ragazzina. Quando avevo 15 anni, mio padre, che è un amante di pittura e di arte, mi ha portato a una bellissima mostra d'arte pittorica fatta da artisti e non artisti, però comunque persone che erano, diciamo, ospiti di questa casa di cura psichiatrica, e gli avevano chiesto di appunto dipingere le loro giornate, le loro sensazioni, la loro vita, e ho trovato una fortissima comunicatività in quei quadri, quindi veramente la realtà soggettiva delle persone. Io ho sempre pensato che un artista in quanto tale viva un po', nasca con degli occhiali colorati, no? Dico io, quindi veda delle sfumature della vita che magari una persona che non ha un'attitudine artistica non vede, o vede in una maniera diversa, e quindi mi è venuto immediato il parallelismo fra quello che è la pazzia, quindi il manicomio, Madhouse, e l'arte, diciamo, la creatività e la soggettività della vita vissuta, che va raccontata in musica. Beh, possiamo dire, senza tema di smentita, che non tutti, ma molti artisti, sia italiani che stranieri, segni di pazzia ne hanno date a sufficienza, quindi insomma voglio dire, non credo di dire nulla di strano in questo senso, no?
cioè, se non sono matti non li vogliamo e va bene così. Senti, a questo punto, come secondo step dell'intervista, che ormai diciamo, non dico che sono tutte uguali, però insomma il format è quello, quindi si continua così. C'è da parlare della formazione, ma so che ci sono delle novità, quindi io direi facciamo innanzitutto la formazione del disco di cui stiamo per parlare, quella è la formazione, diciamo, ufficiale del disco. Poi quello che verrà, verrà, insomma, voglio dire, niente di strano. Allora, Assolutamente. tu figuri, Federica Tringali, figuri come voce, principale, come lead vocals, giusto? Giusto, sì, e songwriter perché scrivo io i testi e la parte, diciamo, di quello che è il cantato dei vari brani che proponiamo. Ok, poi abbiamo Filippo Anfossi, giusto? Esatto, che è il chitarrista ritmico, nonché cofondatore dei Medaus. Addirittura suonavamo ancora prima insieme perché i Medaus sono nati nel 2012, ma noi collaboriamo già dal 2005, fine 2004, quindi è stato un incontro propizio musicale. Beh, bello. Poi qui appare questo Ares Cabrini, che non credo che Sì, sia esatto. parente del calciatore Cabrini, comunque, che sta alla batteria. No, è no, ma è il nostro batterista, esatto, bravissimo, è il nostro batterista. È un po' come dire il portiere nella formazione del calcio, perché il batterista sta dietro, quindi è un po' come fosse il portiere, però in sostanza è quello che dà il ritmo. Quindi, bene, allora, questo parallelismo fra calcio e musica a me non mi è mai piaciuto perché il calcio non mi interessa, ma comunque va bene. Nel disco solo voi tre o c'è anche qualcun altro? Allora, in realtà c'è, diciamo, la parte di basso che è stata registrata dal nostro produttore di Cavazza e poi ci sono i soli del disco che sono stati registrati da Daniele Maggi, che è la chitarra solista del gruppo. Quindi questa era la formazione del disco. Formazione estesa del disco. Allora, io ho ascoltato questi cinque brani che mi hai mandato, avevo dato anche un'occhiata rapida al resto su Spotify, ma comunque questi cinque brani che ascolteremo oggi, e ti devo dire che ho avuto grande soddisfazione perché c'è questo suono bello, ricco, potente, divertente, allegro. Il genere lo vediamo dopo, se si può dare un solo genere, perché qua secondo me ce ne va più di uno. Ma con quale brano iniziamo gli ascolti? Pa, Ma potremmo iniziare con King Without a Crown. povero re senza corona, questo mi dispiace proprio tanto. Bene, allora, a Mini Radio Web ascoltiamo Madhouse in King Without a Crown. Sometimes I live in danger, sometimes I live a lie. Sometimes I need a potion to make me feel alive. Sometimes I need angel to deceive myself. Sometimes I need to breathe again. Sometimes I pull the trigger, sometimes I run and hide. Sometimes I live in anger, giving up the fight. Sometimes I need stillness just to find myself. Sometimes I need to dream again. I won't take you without a crown. A king of nothing will know throne. A king of heart and a deck of cards. And then I'm ready to fall in your arms. In your arms.
Sometimes I love your lies. Sometimes I feel so hungry, I wanna taste your bite. Sometimes I just hurt you to recognize myself. Sometimes I need to leave again. I won't take Abbiamo ascoltato King Without a Crown da Madhouse a Mini Radio Web e siamo in collegamento con, fra l'altro, una bella ragazza, Federica Tringali, che se andate su Facebook troverete tutte le fotografie che volete, sia su Federica Tringali sia su Madhouse Rock Band. Che, insomma, sono i due Facebook che io tengo d'occhio in questo senso. E devo dire che questo suono ricco, potente, largo, allegro, divertente, a me mi è piaciuto subito, perché stavo dicendo nel fuori onda, facciamo finta che c'era un fuori onda, stavo dicendo che sono cresciuto col rock, quello più bello degli anni 60-70, per cui è evidente che quando sento questi suoni insomma, fa piacere, mi dà emozione. Allora, veniamo a un aspetto artistico. Come nascono queste canzoni? Ma devo dirti la verità, è un po' cambiata nel tempo la tipologia di stesura. Prima avevo un approccio più, diciamo, ero più io che scrivevo e poi proponevo alla band e la cosa veniva, diciamo, lavorata. Poi ultimamente l'ultimo disco che è uscito il 29 di marzo, che è Madhouse Hotel, è stato un lavoro molto più di gruppo, anche col nostro produttore, proprio perché volevamo, diciamo, metterci alla prova anche con sonorità diverse e, diciamo, crescere musicalmente. Volevamo dare quel quid in più che magari o noi non riuscivamo a vedere o avevamo all'interno delle nostre potenzialità, ma che non avevamo ancora sfruttato. Quindi abbiamo passato nella zona di Modena diversi giorni di stesura, poi abbiamo steso ovviamente e scritto anche autonomamente, poi singolarmente a casa, per poi ritrovarci in studio. Quindi c'è stata prima una parte di stesura, una parte di quella che è stata una prima bozza di registrazioni, di preproduzioni, per poi passare alla registrazione vera e propria, mentre prima c'era più un approccio cantautorale, se si vuol dire così, che non rende proprio nel rock, ma il senso era che scrivevo io la linea melodica e i testi e poi da lì veniva fatto, diciamo, un completamento. Qua c'è stato più un lavoro di gruppo. Allora, mettiamo subito una cosa in chiaro, che insomma è una delle banalità che io vado dicendo continuamente, e cioè che è rarissimo che un gruppo, una formazione, mantenga la line-up fissa per anni,
Generalmente dopo il primo disco qualcuno dice: ah, non ce la faccio, non ci posso stare, allora devi cambiare o il bassista o il batterista o quello o quell'altro. Quindi la musica, oltre a essere liquida, è diventata anche elastica nella formazione, quindi ci dobbiamo adattare a questa realtà che è di questo periodo. Insomma, voglio dire, i Beatles hanno cambiato solamente un elemento su quattro, ne hanno cambiato uno solo. Invece ci sono delle band in cui rimane magari uno o due elementi fondatori e gli altri cambiano, ma questo è normale, io lo trovo normalissimo, succede a tutti quanti. Ma nelle Mi fa piacere band che tu lo capisca perché è una cosa che molto spesso in una concezione, diciamo, italiana old style della famigliola del Mulino Bianco, spesso fuori non viene concepita, no? Perché non capiscono molto spesso che dietro una band, soprattutto se si vuole spingere magari il progetto a un certo livello, seppur underground, c'è tantissimo comunque lavoro, c'è tantissimo impegno e diciamo ci sono tantissime poi cose fissate che vanno mantenute. Quindi uno prima magari di prendere impegni dovrebbe essere cosciente di quello che vuole Sì. e di dove magari vuole arrivare in senso ovviamente più umile del termine, ma capire qual è il proprio percorso da musicista che vuole percorrere, perché se poi non corrisponde ed è più impegnativo quello che voleva, è chiaro che poi le cose diventano impossibili da portare avanti. Sì, ma non ti devi fissare su certe cose. Anche l'orchestra Casadei, che è una di quelle più storiche, antiche, pure lì cambiano gli elementi, anche se è una famiglia Casadei. Però voglio dire, oggi, oltre ad avere una infinita contaminazione di generi musicali, cioè io mi ricordo quando c'era il rock e chi faceva altri generi era escluso. Invece oggi c'è una grande contaminazione, infatti il genere di Madhouse non è che si può definire solo hard rock, perché insieme all'hard rock, come è segnalato qui su Facebook, si sentono anche tante altre influenze. E questo è il bello di questo periodo storico nella musica, che c'è una contaminazione immensa dovunque, cioè è capace che trovi del tango in mezzo al rock, trovi del grunge in mezzo al melodico, cioè è proprio una cosa fantastica. Io sono emozionato perché prima ero abituato al genere fisso, no? E invece adesso c'è questa osmosi, e nell'osmosi c'è anche l'osmosi nelle formazioni musicali. Infatti, anche a Roma, soprattutto, che ci sono moltissimi gruppi, ti posso garantire che spesso e volentieri ci sono elementi che passano da un gruppo a un altro, poi ritornano, poi rivanno, poi ritornano. Non bisogna farsi prendere da questo. Anzi, io direi che il fatto che si cambiano degli elementi a volte aggiunge, arricchisce al gruppo stesso, arricchisce proprio l'ambito di ricerca musicale. Comunque io direi, ascoltiamo un altro bellissimo brano di questo album che tu hai detto appunto Madhouse Hotel, perché dopo mi racconterai perché si chiama così questo disco. Che brano ascoltiamo adesso? Ascoltiamo Butterfly. Butterfly, che non è la Madama Butterfly, però No. appunto. No, perché insegnante di canto, evidentemente anche qualcosa dalla lirica uno se la porta appresso. Allora, Solo a livello storico, solo a livello storico. beh, c'è qualcosa. Allora ascoltiamo Butterfly da Madhouse a Mini Radio Web. Feathers. I have been bitten by
every day. That is enough, it's now or never. I need to take my life into my hands. Oh no, I just can't lose this chance again. Coming back to life, I will take what was mine. I keep on living like a butterfly. I have forgotten when you said goodbye. Stuck in the middle of summer, feeling a rock star in my own show. You can't imagine what a wonder. I should have known to go under the rainbow. Why don't you go? My living, I'm a butterfly. I have forgotten when you said goodbye. Every day, that is enough, it's now or never. I need to take my life into my hands. Oh no, I just can't lose this chance again. Coming back to life, I will take what was mine. I keep on living like a butterfly. Era Butterfly da Madhouse a Mini Radio Web e questi suoni meravigliosi, questa registrazione ricca, piena, potente, allegra, divertente, mi piace un sacco. E allora voglio sapere come e dove avete registrato questo hotel, che poi è Madhouse Hotel, e poi parleremo anche di questo hotel, come mai un hotel, ma prima voglio sapere come e dove è registrato. Abbiamo avuto la fortuna di collaborare con Dysfunction Production, che è formata da Eddie Cavazza e Giuseppe Bassi, nella zona di Modena. Noi siamo tra Pavia e Milano, quindi ci siamo fatti delle belle trasferte musicali divertenti, ecco, diciamo così, e abbiamo scelto di collaborare con loro e loro con noi perché stavamo cercando appunto di dare un taglio molto più internazionale rispetto a You Want More, che è stato prodotto da Marco Barusso, un EP che è andato molto bene. Marco Barusso ha anche lavorato con i Coldplay, Lacuna Coil, ha fatto l'ultimo disco di Pooh, però avevamo bisogno di uno studio di, diciamo, suoni nuovi, quindi appunto ci siamo trovati in questa collaborazione con Dysfunction Production, che ha lavorato con Fear Factory, Logan Mother, The Machine Head, ha fatto l'ultimo disco, quello in inglese, di Alteria, ha lavorato con i Logical Terror, quindi comunque tutto proprio un filone dedicato all'estero. Cercavamo appunto dei suoni che si rivolgessero quasi
per la maggior parte al mercato, diciamo, statunitense o comunque estero, e per metterci anche in gioco, come dicevo anche prima, con lo scoprire delle nuove sfumature nostre musicali. E a mio gusto personale era quello che avevo in testa, e quindi direi missione compiuta. Allora, a parte l'hotel che ne parliamo dopo, ma io ti voglio confermare, come ho confermato a tanti, una notizia, e cioè che all'estero gli italiani non hanno bisogno di suonare come suonano all'estero, non hanno bisogno di avere una perfetta pronuncia inglese, perché anzi ti garantisco che quando un gruppo italiano va all'estero e si sente un po' che sono italiani, vengono molto apprezzati. La musica italiana all'estero piace moltissimo. Adesso, a parte l'est europeo, Russia, eccetera, dove lì veramente c'è la follia proprio per la musica italiana, loro sono pazzi per la musica italiana, ma anche in Estremo Oriente, in Giappone, per cui essere molto simili agli americani non è assolutamente indispensabile, io te lo posso assicurare. Voi lo fate molto bene, per carità, è giusto che lo facciate, ma l'internazionalità dell'italiano, anche se non è internazionale, addirittura, voglio dire, l'esempio estremo è Cotugno che canta in italiano in Russia, quello proprio è l'apoteosi, però voglio dire, anche tanti altri, anche se hanno una pronuncia chiaramente italiana, che si sente proprio che sono italiani, hanno grandissimo successo, molto più all'estero che in Italia. Questa è la cosa strampalata, perché il vecchio detto nemo profeta in patria mi sta bene, però nella musica mi sembra veramente esagerato. Eppure è così. Guarda, credo che il problema principale sia il fatto che in Italia ci sia poco ascolto alla musica nuova. Sì. Io anche quando siamo andati a fare il tour, la prima parte di questo tour europeo, che ha toccato appunto dei paesi dell'est, la gente era veramente propensa ad ascoltare musica nuova, e il nostro desiderio comunque di trovare, di avere, diciamo, un taglio più internazionale, era più per trovare nuove sonorità, ecco, diciamo, certo, che magari non riscontravamo, diciamo, nell'underground prettamente, più strettamente italiano, e quindi è stato più una visione verso un suono nuovo, più che andiamo a fare gli americani in giro, ecco. Sì, sì, diciamo, sì, no, così. No, ma sicuramente, sicuramente. No, no, ma lo capisco perfettamente. Io ti posso dire che, per esempio, c'è un tizio che è pochissimo conosciuto in Italia, che si chiama Alessandro Ristori and the Portofinos, che canta come Celentano, si muove come Celentano, scrive le canzoni come le canzoni di Celentano. In Russia ha fatto la Boom Boom Records, che è la sua etichetta, e fa un sacco di soldi. È venuto a suonare a Roma e c'era il locale che era pieno di russi. Quindi voglio dire, più di così, che cacchio vuoi dal mondo? Però io sono curioso, perché Madhouse Hotel? Perché hotel? Perché a me mi fa pensare Hotel California. Allora, il rimando ci potrebbe stare, così di primo acchito. In realtà Madhouse, oltre a essere il nome della band, è un posto dove di sotto si viene rinchiusi, no? Quindi forzatamente rinchiusi, in contrapposizione ad hotel, che è un posto dove si sceglie generalmente di soggiornare. Quindi io personalmente ho pensato a un concept album che racchiudesse gli ultimi 2 anni della mia vita. Avevo bisogno che ogni brano facesse parte di un tutto, quindi ogni stanza corrisponde a un brano, 10 stanze, 10 brani. Difatti nel retro del CD, per chi lo vorrà acquistare e potrà vedere anche quello che è, diciamo, la copertina, non c'è traccia 1, ma c'è room 1, room 2, quindi ogni stanza è un brano. Questo perché? Perché ogni stanza rappresenta un soggiorno emozionale, e alla stanza ci si accede con la chiave. La chiave sono le scelte della vita,
che possono cambiare il nostro presente, il nostro futuro, esattamente come si può scegliere una camera al posto di un'altra o cambiarla appunto nell'iter del soggiorno. Quindi la chiave è proprio il concetto, è quello che unisce il, diciamo, il concept. E poi, fra le altre cose, in ogni stanza c'è una sorpresa. Credo. E in ogni stanza c'è una sorpresa, ogni stanza c'è sempre una sorpresa. Quando apri non sai mai se la stanza ti piacerà o meno, se corrisponde esattamente a quello che hai ordinato su Booking, prenotato su Booking. Quindi al di là degli scherzi, proprio rappresenta quello che succede nella vita e la chiave rappresenta proprio la capacità di poter fare scelte diverse per scegliere quello che più ci assomiglia, fare una vita che ci assomigli veramente più a noi che a quello che vorrebbero gli altri. Possiamo lanciare un blog in cui ognuno racconta cosa è successo, che stanza ha trovato usando una chiave specifica. Potrebbe diventare una cosa divertente. Come si chiama? Hashtag? Facciamo un hashtag. Cosa hai trovato nella tua stanza? Questo potrebbe essere divertente. Bene. E mi sembra che stiamo approfondendo l'argomento in maniera molto interessante. Io direi, ascoltiamo un altro brano perché io sono assetato di musica, soprattutto quella nuova, ecco, perché tu dicevi prima che in Italia c'è poca ricerca di musica nuova e in effetti devo dire che purtroppo gli italiani spesso e volentieri preferiscono andare ad ascoltare le maledettissime cover, tribute, karaoke, queste cose orrende che a me mi fanno ribrezzo invece di andare a sentire la musica originale, ma soprattutto quella nuova, quella che non conosci, perché andare a sentire sempre lo stesso Vasco Rossi, ma io mi domando, ma non ti sei rotto le palle di Vasco Rossi? Basta, no? Dopo un po' basta, cerca qualcosa di nuovo. Allora, con che brano andiamo avanti? Direi che possiamo proseguire con You're a Fake. Ecco, proprio mi sembra appropriatissimo. Sei un fasullo, sei un falso. Infatti, la cover è un falso. You're a fake madhouse a mini radio web.
a fake, sei un fasullo. Da Madhouse, la casa dei matti, a Mini Radio Web, che è proprio Mini Radio Web, perché Mini sta per Musica Italiana Nuova Indipendente. Mini è un acronimo, non significa piccola, è anche piccola come radio, però l'acronimo è questo, e di questa musica ci occupiamo. E quando viene musica così allegra, così divertente, io non lo so, per me è un'emozione. Poi ogni tanto sì, vabbè, mi capita pure rap, trap, quello non mi piace tanto, ma insomma pure l'hip hop non è che mi fa impazzire, però voglio dire, pure quelle le passiamo, anche perché se dobbiamo parlare della musica italiana c'è anche quella, quindi c'è poco da fare. Però quando c'è questa musica qui, c'è niente da fare, io sono allegro, mi diverto. Ma scrivere le canzoni è bellissimo, registrarle è divertente, fare suonare insieme agli amici in prove, saletta prove, è bellissimo, però quando si sale sul palco, le cose cambiano, giusto? Diciamo che è il momento più bello. Per me scrivere significa comunicare, e quale mezzo migliore di avere davanti qualcuno che ti ascolta. Quindi il palco, se la musica è comunicazione, diciamo che il palco è il contenitore perfetto della musica per questa alchimia tra chi racconta e chi ascolta. E io incoraggio sempre tutti i nostri ascoltatori ad andare a cercare, ad ascoltare la musica che non conoscete, perché andare a sentire per l'ennesima volta sempre lo stesso cantante, adesso volevo dire Vasco Rossi ma lo dico, cioè non vi siete rotti le palle? È una domanda che io spesso mi faccio, possibile che non si sono scocciati? Cercate roba nuova, musica nuova, ossigeno, aria fresca, non sempre la stessa. E poi le tribute, già dire tribute mi viene lo schifo proprio. Poi le cover, vabbè, cover vomito, non c'è niente da fare, cover non lo reggo, anche se iniziare a fare cover va benissimo, perché uno si deve esercitare, però poi quando io vado a sentire un concerto io non voglio sentire la cover di Lucio Battisti, orrore, orrore. Io se devo sentire Lucio Battisti mi sento il disco, visto che è morto mi sento il disco, ma basta. Però a un certo punto bisogna ossigeno, roba nuova, e infatti incoraggio tutti. E il live è quel momento in cui c'è la vera comunicazione con la musica, con l'artista. Per esempio, quando voi fate i live, il pubblico che fa? Rimane fermo o si mette a ballare, si muove, scapoccia, eccetera? Dipende molto. In realtà, devo dirti la verità, rimanere fermi è difficile, soprattutto con questo ultimo disco. abbiamo fatto diverse date da quando è uscito, e sia in Italia che all'estero, diciamo, è accolto con entusiasmo, nonostante spesso le lyrics siano praticamente tutte, oltre che autobiografiche, anche comunque di un certo spessore di vissuto, ecco, diciamo così, la musica sicuramente non ti permette di stare fermo, soprattutto su alcuni brani, che sono quelli poi che ho scelto di farvi ascoltare questa sera. Che per carità il testo è importante, però ci sono alcuni brani che anche con un testo assolutamente inesistente, pensiamo a Get Up di James Brown, ma che testo era? Zero. Cioè, era un testo zero, però quando attaccava Get Up, e lì ti viene da ballare, non c'è niente da fare, voglio dire. Ballano pure i morti a quel punto, perché non è... Per cui sì, per carità, il testo è molto importante, per carità, chi direbbe mai il contrario. Però l'importante è la musica, perché insomma è su quello che si basa la sinestesia. Vedi che parola importante, la sinestesia, questa è una cosa importantissima. E tu, insegnando, ovviamente avrai degli studenti che o prima o poi devono venire ai tuoi concerti.
Ma io di solito generalmente mando l'invito esattamente come lo mando a tutti ed è capitato che a seconda delle zone, di solito zona Milano così vengono abbastanza spesso. Zona Pavia suoniamo poco perché ci sono pochi locali, poi Pavia è dedita alle tribute e alle cover, quindi noi praticamente dal 2015 suoniamo praticamente in tutta Italia e pochissima a Pavia, ma va bene così, va benissimo così, quindi Questa, sì, però sì, certo vengono. ma hai detto di nuovo cover e tribute, a me mi è presa la tristezza perché la gente preferisce spendere di più per andare a sentire cover e tribute piuttosto che spendere di meno per andare a sentire Credo che musica nuova. sia un po' una mentalità tipica italiana, c'è anche all'estero, ma in Italia è veramente, No, è diciamo, orrenda, orrenda. conclamata e penso che l'italiano abbia bisogno di un'area di comfort a questo punto, no? Non abbia bisogno di quell'area di comfort da cui uscire richiede uno sforzo, diciamo, che magari uno non vuole fare. Anche se in realtà c'è una parte di giovani, anche meno giovani, è proprio innamorata dell'underground e quindi lo segue tantissimo. È una parte meno conosciuta, anche perché i locali che si dedicano agli inediti sono meno, ovviamente, però devo dire che c'è una forte fan base e una forte, diciamo, curiosità da parte almeno di una parte del pubblico, ecco, quello sicuramente. Mi hai rincuorato, meno male. Prima mi era pesa la tristezza, tu adesso mi hai rincuorato. Ma io voglio andare oltre e qui scatta il tormentone di Mini Radio Web, vedrai che ti piace. Ascoltatore di Mini Radio Web, se ti piace questa musica e ti piace l'atmosfera che riesci a creare Madhouse, e vorresti assistere ad un live di Madhouse, cosa fai? Vai sul Facebook o sul sito e vai a cercare le date. Ma se per caso ti accorgi che nella tua città non è prevista una data di Madhouse, che cosa fai? Semplicissimo, vai nel locale più bello della tua città, parli col direttore o col proprietario e gli dici: guarda, se mi fai venire Madhouse a suonare qui, io ti porto tutti i miei amici, gli amici dei miei amici. Facciamo spam in città in modo che ti riempiamo il locale, tu avrai il locale pieno e noi avremo i tre vantaggi. Primo, un concerto divertentissimo e indimenticabile. Secondo, il disco portato al locale, quindi poterlo comprare dalle loro mani. E terzo, ma non meno importante, se insisterai abbastanza, riuscirai ad avere una piccola dedica e magari l'autografo sulla copertina del disco. Mi raccomando, CD, non andate cercando i vinili perché non ha senso chiedere i vinili nel 2019, per cortesia. Vinili no. Questo è il tormentone di Mini Radio Web. Mi sembra un bel tormentone, bravi. E allora a questo punto, come premio, io voglio un altro brano. Che vi proponi? Beh, diciamo allora un ottimo augurio. Domani sarà un grande giorno. Got a big day tomorrow. Fantastico. Got a big day tomorrow, Madhouse a Mini Radio Web. Messy cars drown in the wardrobe. Nasty vodka on the rocks, can't forget it all. So I sleep all day. Dusty messy clouds drown in the wardrobe. I just wanna dig, I just wanna dig. Oh!
dirty soul drown in the wardrobe. Nasty vodka on the rocks and the TV on. So I sleep all day. Heavy dirty soul drown in the wardrobe. I just wanna dig, I just wanna be me on the ground. So I sleep all day. Heavy dirty soul drown in the wardrobe. Ascoltato Got a Big Day Tomorrow, domani sarà, deve essere un giorno splendido, ma pure oggi è un bel giorno perché stiamo facendo questa intervista con i Madhouse nella persona, io voglio ricordarlo, Federica Tringali, e in questo momento tu sei posizionata geograficamente a Milano? Io in questo momento sono a Pavia, a casa, in questo preciso istante, sì. No, alle volte, sai, da quelle parti uno si sposta a Milano. Ah, Pavia, per forza, allora, per forza, sì, sì, Pavia Milano è un obbligo. Ma in questo momento sei in collegamento con Mini Radio Web da Roma, perché non tutti lo sanno, ma Mini Radio Web è a Roma. Dal mio accento si sente benissimo che si parla di Roma, però insomma, vabbè. Allora, abbiamo fatto il sacro rito, è stato celebrato il sacro rito del tormentone di Mini Radio Web e abbiamo chiarito un punto essenziale. Ma c'è però anche un secondo rito sacro di Mini Radio Web, che è lo scambio delle promesse. E qua tu ti dovrai compromettere, perché la promessa è compromettersi con Mini Radio Web, perché lo scambio è questo. Allora, tu mi prometterai, ma non credo che ti sarà di gran fatica, che verrete presto a fare un live a Roma. Prometti? Assolutamente sì, sottoscrivo, verremo. Ecco, e io, perché se deve essere uno scambio, devo promettere qualcosa pure io. Io ti prometto che quando verrete a Roma a fare il live, verrò con la telecamera a fare l'intervista alla band con la telecamera, così fra le altre cose conosceremo la nuova lineup The Madhouse, i nuovi matti di questa casa. Ah, bellissima, bellissima proposta, mi piace, ci sto. E a quel punto vedremo sul video anche la copertina di questo Madhouse Hotel, che se uno volesse adesso, per dire, no, dove potrebbe andare a cercare questa immagine? Magari su Facebook c'è?
Allora, è presente su qualsiasi nostro social e per facilitare tutti www.medhouseband.it, che è il nostro sito, trovate i link a tutti i nostri social, quindi alla nostra pagina Facebook che è Medhouse Rock Band, al nostro Instagram che è sempre Medhouse Rock Band, quindi da lì www.medhouseband.it potete avere accesso a tutti i nostri social, quindi anche il nostro YouTube. E potete avere accesso a quello che è il nostro shop, quindi il merch dei Madhouse, quindi le magliette, tutti i gadget, e anche alla nostra musica fisica, quindi il nostro primo EP You Want More del 2015 e il nostro nuovo disco Madhouse Hotel uscito a marzo appunto del 2019. Invece a livello digitale, quindi come MP3, siamo in tutto il mondo su qualsiasi digital store, quindi da Spotify a Apple, qualsiasi digital store ci trovate lì e trovate anche la copertina. Ovviamente facciamo una citazione importante. Chi ha fatto la copertina? Allora, la copertina è stata scattata come tutte le foto all'interno del disco da Ugo Galassi, che è un fotografo artistico, e abbiamo scelto insieme a lui di lasciare le foto il meno photoshoppate possibile, quindi artistiche ma senza Photoshop, proprio perché volevamo lasciare, diciamo, traccia di quello che sono i segni delle persone all'interno delle foto, esattamente per rappresentare l'autobiografia e quindi la sincerità di questo disco. Sono soddisfazioni queste, me quando sento queste interviste, che poi la faccio io l'intervista, però sei tu che mi racconti le cose, quindi è lì che mi godo l'intervista, perché essendo il primo ascoltatore dell'intervista me la godo per prima e questo è fantastico. Comunque lo scambio di promesse l'abbiamo fatto, anche perché poi il riassunto dell'intervista video verrà messo sul canale YouTube di Mini Radio Web, che io consiglio a tutti di andare a dare un'occhiata perché è un canale abbastanza interessante. C'è gente fantastica, gente simpaticissima, alcuni più simpatici, alcuni un po' meno, ma comunque nella media so, è tutta gente molto musicale, molti dialetti, molte inflessioni, molti colori musicali e poi dopo, una volta che uno ha sentito quell'intervista, si può andare a cercare la musica su Facebook a destra, a sinistra, insomma, non c'è bisogno che ve lo dico, lo sapete tutti come si fa. La cosa importante è avere la curiosità, questa è una cosa essenziale. Allora, come si fa ad avere il disco? L'abbiamo detto. Come si fa ad avere il concerto? A trovare date? L'abbiamo detto. Io quello che posso aggiungere a questo punto è che il nostro pubblico, diciamo, se riesco a smuoverlo, a farlo diventare ascoltatori attivi invece che solamente passivi, può darsi che, insomma, qualche nuovo ascoltatore alla vostra musica potrei riuscire a portarlo. Però la cosa importante è godersi la musica alla grande. E per godere alla grande io ti chiedo un ultimo brano prima dei saluti, che prima o poi dovremo farli, perché non è che ti posso tenere tutta la mattina in collegamento. Cioè, beh, no, mi fa piacere, per carità, però voglio dire, ci avrai anche altre cose da fare, io pure, insomma, qualcos'altra cosa ce l'ho da fare. Ci siamo raccontati un sacco di cose, quindi ultimo brano. Credo di averti mandato Do You Believe? Esatto, infatti a questo punto lo chiediamo a tutti gli ascoltatori, ci credete voi, come una domanda lecita, ci credete voi o in che cosa credete voi? C'è sempre la chiave, quella famosa chiave della stanza da aprire e se ci credi, insomma, qualcosa nella vita potrebbe anche cambiare in meglio. Do you believe Madhouse a Mini Radio Web? Do you feel alone like you felt before? Everything around came down, but I see the dawn. Do you think it's right? Everything was mine. Never thought about you right by my side. The walls are time alone.
Ci credi, vuoi crederci, ci crediamo. Dai, Madhouse a Mini Radio Web e io ci credo profondamente, perché se sono ormai più di 10 anni che faccio Mini Radio Web, significa che ci credo. Voglio dire, sarei pazzo se non ci credessi. Abbiamo il nostro nocciolo duro di ascoltatori che ci seguono assiduamente. E Madhouse entra ufficialmente nella grande famiglia dei musicisti di Mini Radio Web e sarà ascoltato questo album, sarà ascoltato lungamente, anche perché l'intervista entra in rotazione con le altre e rimarrà lì per mesi, sicuramente mesi, anche se noi registriamo a settembre del 2019, rimarrà anche per il 2020, quindi godiamocela questa intervista e arriviamo al terzo ed ultimo rito sacro di Mini Radio Web, che va celebrato comunque, che attenzione, perché è l'augurio quello super classico, ma non si può rispondere crepi, bisogna trovare, ogni volta qua diventa divertente questa cosa perché ognuno trova il suo modo di rispondere, no? C'è chi dice crepi Brunetta, ma è triste, non mi piace, chi risponde forza Roma se sono romanisti, o anche chi risponde col titolo dell'album, che può essere anche quello una cosa divertente. E a questo punto io chiedo a Federica Tringali, che ci ha accompagnato e che è stata intervistata, ma più che altro è stata lei la protagonista di questa intervista, chiedo di prepararsi una risposta molto personalizzata, perché io farò l'augurio quello super classico, cioè in bocca al lupo, ma tu risponderai nutriamolo di musica. Bellissimo, chiedo alla regia un applauso oceanico. Beh, questa è proprio una bella risposta, mi piace. Beh, allora, carissima Federica, un abbraccio fortissimo e ti chiedo di portare il mio saluto anche a tutti gli altri musicisti della tua band. Spero di vederti presto a Roma e se passo a Pavia ti telefono, tanto il numero ce l'ho.
Devi assolutamente. Io volevo ringraziare te per avermi ospitato in questa simpatica intervista, anzi in questa bellissima chiacchierata, e volevo rinnovare il mio saluto a Mini Radio Web e a tutti i suoi ascoltatori. Grazie. È suonato il campanello della fine intervista. Grazie a te per la partecipazione ai nostri programmi. Un abbraccio forte e a presto. Ciao, a presto.